Eccomi a voi. Non c'è filosofia nella farsa che recito stasera, ma un personaggio della vita vera, un tal dei tali affetto da follia. Non c'è tesi specifica né un fatto, ma cosa pensa e come vive un matto. Allora è un dramma, mi direte voi. Io vi rispondo, è una tragedia nera, ma non è nostra. E la tragedia vera diventa farsa se non tocca a noi. Ditene male del lavoro mio, ma la pazzia non l'ho inventata io. Divertitevi dunque riflettendo che ognuno può trovarselo davanti un vero matto e accade a tutti quanti di commuoversi e ridere piangendo. Riderebbe persino un missionario a contatto d'un folle. Sul sipario! Sono andata a letto che era mezzanotte meno un quarto. E perché? È perché quando è venuto il signor Luigi allora mi sono coricata. Ecco perché l'ho fatto un poco tardi stamattina. Non si può andare avanti così, no, no. Tu non puoi dormire qua. Non posso nemmeno pretendere che un inquilino modifichi le sue abitudini, perché non tengo posto per far dormire la cameriera. Quelli il signor Luigi mi può pure rispondere. Voi mi avete affittato la stanza, io sono padrona di rientrare quando mi pare e piace. Signor permettetemi. Buongiorno cara. Buongiorno, buongiorno. La signora vi sta aspettando. Sì. Vi faccio strada, eh? Sì, sì. Signora Teresa? Signor, è venuto il signor Giovanni. Oh, meno male. Teresa? Teresa? Accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Grazie. Mi dovete scusare, non vi avrei incomodato. Ma l'inquilino del secondo piano si lamenta perché il tubo e l'acqua si è rotto. Vi ha bagnato tutto il muro. Venite a vedere. Sì, sì, guarda, vedere. Che c'è? Guarda, ma vedete. Può vedere? Guarda. Sì, sì, è questo tubo qua che scende. Sì, chiaro. Va bene, adesso non so, questa è una sciocchezza da niente. Guarda, in giornata mi mando l'operaio, Volete nient'altro? Qualunque cosa, qualunque riparazione posso completa a disposizione. Grazie, siete troppo buoni. No, che c'entra? Dovete? Abitate qua, nel mio appartamento, in questa mia casa da 18 anni. Sapete la stima che avevo per la buon'anima di vostro marito e quella che ho per voi. Poi stiamo vicini di casa, signor. Qualunque cosa a vostra completa disposizione. Grazie, grazie assai. Sì, buongiorno, signor Teresa. Buongiorno, buongiorno. Caro don Giovanni. Buongiorno, buongiorno. E vostra figlia? E vostra madre? Beh, e che c'entra mia madre? No, c'entra. C'entra? Sì, sì, c'entra. Pensateci bene, vedete che c'entra. Non vedo la ragione. No, lui sa il motivo per cui ci contrastiamo sempre. No, non è la prima volta. E con la faccia tosta domanda, è vostra figlia? Sì, è stata una domanda innocente. Non mi aggredite, che signor... Giovanotto, io vi ho avvertito un miliardo di volte. E questa è l'ultima. Lasciate stare mia figlia. Non la guardate nemmeno. È chiaro, uomo avvisato e mezzo salvato. Giusto, avete ragione. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Signora? Un momento. Signor, c'è il dottore. Ah, sì, scusate.
Carissimo dottore. Buongiorno signora. Accomodatevi, è il mio padrone di casa, il mio inquilino. Altamura. Croce. Strada. Sì, sì, il poeta Strada. E pensare che anch'io ho studiato medicina. Ah sì? Mio padre era medico, io ho fatto fino al secondo anno di medicina. Ma poi il teatro. Siete artista? Sì e no, sì e no. Lasciai la medicina per dedicarmi al teatro, brava, ma non fu mai possibile sfondare. Recitai da dilettante fino a quando era vivo mio padre. Ho fatto pure il generico in diverse compagnie di professionisti. Brava. Ma guadagnavo poco, dottore. Così lasciai il teatro per dedicarmi alla letteratura. Siete scrittore? Sì e no. Voglio dire che non sono ancora riuscito a far pubblicare le mie poesie, ma non appena il volume sarà messo in vendita, faccio soldi e mi do al teatro un'altra volta. Sì, la strada mia è quella, sento che devo insistere. Caro dottore, sapete che cosa è veramente difficile per un attore? Veramente no. Ridere o piangere sulla scena. Sì, quando un attore riesce a perfezionarsi nel riso e nel pianto, può dire di essere diventato qualche cosa di buono. Io per esempio, sentite come rido. Quando? Adesso? 5 minuti soltanto, voglio darvi un piccolo saggio, dottore. Due minuti, sì, quando si dice si ride. Ci sono diversi modi di ridere. Sì. C'è la risata dell'uomo tranquillo, beato, ottimista. Colui il quale vede il mondo color di rosa e ride presso a poco così. Ma prego, dottore, accomodatevi. Vi voglio dare un veramente non ho tempo. Non un posso... minuto solo, dottore. Venite. Abbiate pazienza, siete una persona intelligente. Si tratta di pochi minuti. Un piccolissimo giudizio, tanto per... Dunque. La risata dell'uomo ottimista. La risata ironica, sì. La risata di chi prende in giro l'umanità. Ah, ecco. La risata amara, sì. La risata di colui il quale si macera dentro. La risata dell'idiota. Bravo, veramente bravo. Adesso voglio vedere se riesco a commuovervi con il pianto. No, ma il dottore non può perdere tempo. È un momento solo, vi prego, signore. Il dottore è una persona intelligente, io ci tengo al suo giudizio. Dunque, dottore, c'è chi lo fa con la cipolla. Con la cipolla? Sì, sì, molti attori, attori gigioni dell'Ottocento, sì? Nascondevano la mezza cipolla nel fazzoletto e al momento opportuno provocavano l'arrossamento degli occhi e le lacrime. Sì. Erano mezzucci, dottore. Sì. Invece io piango con le lacrime vere. Sì. Ah, veramente? Ho bisogno solamente di qualche attimo di raccoglimento, eh? Ah. Sì. Beh, ma siccome ho fretta, ecco... No, dottore, per favore, non dovete parlare, perché sennò rompete l'incanto. E io faccio lo sforzo. No. Non so per cos'è, ma oggi non mi viene. Se non mi viene, se ne parla un'altra volta. Ecco, devo pensare a cose tristi. Sì, dunque. Sono un povero infelice. Senza padre, senza madre. Non ho i soldi per pagare la padrona di casa. No, a me mi dovete pagare. No, Luigi, signor, vi pago, sì, signore, vi pago, ma adesso lasciatemi fare, per favore. Scusate, mi interrompete. Non ho i soldi per pagare la padrona di casa. Vada voi. Ma io veramente non ce l'ho. La miseria. La guerra. Ospedali. Arriva tu. Arriva. Gli ergastolani. I poveri negri! Ecco, veramente piange. Non ho capito, ma veramente. Sì, sì. Vedo. Ah. Oddio, la crisi. Che ve ne pare? Ah, bravo.
veramente bravo. Don Luigi, la colazione vostra sta entrando. Vado, capisco, sono importuno. Dottor, scusatemi, si è rubato un po' di minuti al vostro tempo prezioso. Ma niente affatto, complimenti. Grazie. Un saluto, caro dottore. Arrivederci. Scusate, dottore. Signor Giovanni? Signor Giovanni? Dite la verità, vi ho commosso. Voi fate bene. Sono un grande attore. Siete un pazzo. Un salutino a vostra figlia Evelina. Non scherzate col fuoco. Lo so, voi mi volete bene. Non vi illudete. E china? Mangiate. Eccoci qua. Andiamo. E le uova? Ce n'era uno solo. E dove sta? Dove stava? L'hai mangiato tu. È un giorno voi e uno io. Vabbè. Riceveste il mio biglietto? Sì, dottore, sì. Vi dava una speranza. Oggi vi do la certezza. Già, dopo l'ultimo consulto, tutti i medici furono d'accordo che Michele, vostro fratello, è in grado di lasciare il manicomio. È stata una grazia. E quando viene? Aspettami. Sta nel caffè all'angolo con un mio collega. Sono salito prima io per avvertirvi diverse cose. Dunque, vostro fratello è guarito, ma intendiamoci, guarito fino a un certo punto. Cioè, perché la sua non è mai stata una pazzia sfrenata, ma solo uno squilibrio mentale di natura ereditaria. Però posso dire che in 12 mesi si è calmato alquanto, non più scatti come per il passato. No, non ne parliamo, dottore, non ne parliamo. Le cure assidue gli hanno fatto bene, lo hanno modificato alquanto, ma mai una persona normale vi restituisco. La scienza non può fare dei miracoli. Voi mi pregaste di interessarmi per farlo tornare a casa ed io ci sono riuscito. Pensate però che adesso vostro fratello rimane sotto la vostra completa responsabilità. Io sono sola, vedova, non devo dare conto a nessuno. Mi dedicherò completamente a lui. Benissimo, trattatelo con dolcezza, accontentatelo il più possibile e vedrete che vivrà tranquillo e senza dare grattacapi. Ma certo, dottore. Allora io vado, Sì, sì. Tra 10 minuti sarò di ritorno con vostro fratello. Arrivederci, bene, dottore. State comoda. E grazie di tutto. Ci vediamo, Grazie. State comoda. Grazie infinite, dottore. A fra poco, Sì, sì, grazie, dottore. Grazie. Arrivederci. Chechina! Chechina! Signor, sto qua. Ah, sì. Viene con me, vieni. Signora Teresa, il conto della settimana, non dovete segnare le uova di stamattina perché non le ho avute. Sì, sì, vieni. Apri la finestra, fai entrare l'aria, la luce. Mamma mia. Ma guardate che disordine. Ma non è colpa mia, signore? Lo so. Ma adesso è finita. Prendi tutta la roba del signor Luigi, gliela metti in valigia e la porti fuori. Poi fai una bella pulizia qua dentro, Metti la biancheria pulita, perché questa è la camera di mio fratello che torna oggi da un viaggio che ha fatto e si deve riposare. E il signor Luigi dove dorme? Dove vuole lui? Se ne va. Quando gli affittai la stanza, questo fu il patto. Quando torna mio fratello, ve ne dovete andare. Ecco. Fa quello che ti ho detto e non perdere tempo. Va bene, hai capito? Anzi, vieni con me, va che ti do la biancheria pulita. Andiamo a prendere la biancheria. Signora Teresa, invece di uscire, Ho pensato di andarmene in camera mia e di mettermi a scrivere. Bravo, mi è venuto l'estro. Sì. Un'idea magnifica. Appena avrò scritto la poesia, gliela faccio sentire. Sì, bene. Don Luigi, date la chiave d'ingresso per piacere. Oh, finalmente vi siete decisi a farne fare un doppione. Sì. Era diventata una schiavitù. Io la davo alla cameriera, la cameriera la dava a voi, voi la passavate a me. Anzi, vi consiglio di farne fare 3 esemplari, così stiamo tranquilli tutti quanti. Uno va e viene quando vuole lui. Sì. Voi mi dovete 15 giorni di pigione arretrata. Non ho potuto, signora, non ho potuto. Ma appena mi arriva il vaglia dell'editore, senz'altro. Certo. Poi, siccome arriva mio fratello, Michele. Ah, bene, arriva vostro fratello, sono contento per voi. Non pagate i 15 giorni di pigione e ve ne andate oggi stesso perché la camera serve a lui. Signor, signora Teresa, io dove vado? Questo fu il patto, non puntate i piedi perché è inutile, arriva mio fratello, non arriva un estraneo. Signor, ma siamo tutti fratelli. Questa è una battuta più o meno spiritosa, ma la realtà è un'altra. La realtà è che mi avete tenuto in casa finché vi ha fatto comodo il mensile di Luigi Strada. Pure la casa mia vi ha fatto comodo. Più a voi che a me, signor, più a voi che a me. Perché quando non ho mangiato in casa, non vi ho mai chiesto di tetare dalla retta il prezzo di un pasto o di una colazione. Quando la spesa è fatta non si può buttare via il mangiare, perché a voi vi è venuto il capriccio di mangiare fuori. Signor, in questa casa non si butta mai niente. E quando lo volete sapere, mi sono morto di fame. Veramente? Ma sì, mi avete abbuffato di scatole di salmone, minestrone e insalata. E voi con 350 lire al giorno volevate i filetti? Perché le 350 lire mie dovevano servire a sfamare tutta la famiglia. Questa stanza stava sempre in disordine. Non riuscivo mai a fare le pulizie come si conviene.
Ma adesso è finita. Adesso devi aprire la finestra tutte le mattine per far entrare l'aria, il sole. Per prima cosa si devono battere i materassi, eh? Poi si spostano tutti i mobili e si fa un bel lavaggio con soda e parecchino. Ah, è una bombola di insetticida, quella bella grande, sì, gigante, la spruzzi sulla rete del letto. Signor, signor, ma che gigante, che insetticida? Ma che ci stava il coleroso là dentro? Ci stava un signore che dormiva di giorno e vegliava la notte. Non vegliava perché scriveva, componeva, no? Fumava e le pareti si sono impregnate di fumo fumato. Oh. Andiamo di là. Sì. Ecco qua. Questa è la roba vostra. Abbiate pazienza, ma i patti sono patti. Signor, io vado. Vuol dire che vedo se qualche amico mi vuol fare il piacere di ospitarmi. Bravo, bravo. E se permettete, la valigia me la venga a prendere più tardi. Vabbè, uno si vede da un momento all'altro in mezzo alla strada, senza fuoco e senza tetto, nell'incertezza di trovare un bacino. Non fate così, noi vi abbiamo voluto bene come a un figlio. Non è colpa vostra, è il mio destino. È la mia cattiva stella che mi vuole perduta ad ogni costo. Ma non esageratemi. Siete giovane. Non ho nessuno per me. E questo succede quando si perdono i genitori. Sono stato forte. Ho sfidato gli eventi avversi. Ma si cade affranti di fronte all'ineluttabilità di un fato così crudele. Oddio mio, soffro. Mi manca il cuore. Oddio. Oh, Don Luigi, dammi un bicchiere d'acqua. Ma lo prendo un bicchiere d'acqua fresco, quello vi fa bene, Don Luigi. Io credo che le cose si accomodano. Pazzito, avvelenato. Avete creduto al mio pianto, invece siete state trascinate nella finzione scenica. È stato l'artista che ha voluto dare un saggio dell'arte sua. Oh, potenza divina dell'arte del fingere, oh, invidiabile forza del dire e del porgere che affascina e avvince le masse. Figuratevi se mi posso preoccupare del fatto che stanotte non ho dove andare a dormire. Ho perduto la camera e che me ne importa? L'artista non deve avere una casa. Stanotte non ho dove andare a dormire e io rido, risata grassa. Vado a dormire in mezzo alla strada, risata indifferente. Ecco, me ne porto. Gesù, ma che bello tipo che è il signor. Ah, non ci pensiamo più. Vieni con me, va. Vieni, vieni, vieni. Sì, signor. Vieni con me. Oh. Dunque, dunque. Ah, per prima cosa bisogna preparare qualche cosa in più per il pranzo. Ma quest'ora, signor? Io non sapevo che sarebbe tornato mio fratello. Oh. Ah, il brodo lo conserviamo per domani. Sì. Gli spaghetti in casa ci sono. Sì, la sì, scatola sì. Pelata ci sta? Ce ne stanno due. Ah, benissimo. E apro pure una scatola di salmone. Sì, sì. No, no, apro io. Tu cominci a preparare, no? Sì, vabbè. Dottore, dottore, mio fratello. Eccolo. Miguel! 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 Che bello! Che piacere! Ehi, come lo faccio? Ehi, guardate, e tu piangi, guarda, e invece di stare allegra, contenta che finalmente mi hai visto tornare guarito, sano, sì, forte come prima. E pianto di gioia. Ah, no, beh, fai gli onori di casa, va. Non preoccupare, sì, per dottore, me. Andiamo di là. Grazie. Sì, sì, accomodate, accomodate. Eccoci qua. Eccoci qua. Caro Michele. Eccoci qua. Un altro abbraccio. Che piacere, che bella cosa. E dai, offre qualche cosa, dottore, fallo sedere. Sì, 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 una buona tazzina di caffè. Una buona tazzina di caffè. Chechina? Chechina? No, vi ringrazio, ho tante cose da fare. Ben rivederci, signora. Ciao, Michele. E ti auguro di non avere più bisogno di me, eh? No, e ricorda di tutte le raccomandazioni e non lasciare le gocce ogni mattina. No, non dubitate, dottore. Ci penserò io. Bene, ci penserò. Mia sorella. Questo per me è stato più che un dottore, un fratello. Per come mi ha curato, per come mi ha seguito. E ho fatto quanto era nelle mie possibilità. Ma nemmeno una tazzina di caffè, dottore. Chechina? Chechina? Vi ringrazio, ma l'ho preso in questo momento al bar, grazie. Sì, sì, l'ha preso in questo momento, l'ho visto io. Sì. Però uno di questi giorni, sì, magari domenica,
Bene. Il dottore se ne viene a mangiare qua. Ah, certamente. Un pranzetto fatto da mia sorella. Ci telefoneremo e se ho tempo ve lo farò sapere. Ci telefoneremo, se avete tempo ce lo fate sapere. Ecco, benissimo. Beh, di nuovo, arrivederci, tante cose. No, ciao, Michele. Arrivederci, dottore. Accompagno, dottore. E grazie di tutto, dottore. Non vi incomodate, conosco la strada. Grazie, dottore. Di nuovo, Di nuovo, arrivederci. Ciao, Michele, auguroni. Ciao, arrivederci. Accomodate, dottore, accomodate. Finalmente. Questa è la vita. Che si può fare? Questa è la vita, tutto preciso, uguale, che bella cosa. Un anno di manicomio, è che si scherza. Un anno. Addio affari, addio amicizie, addio divertimento, famiglia, tutto. Che vuoi fare? Quelle ventate, è vero, quelle che da un momento all'altro si abbattono sulle famiglie. Teresina! Teresina! Michele! Qui! Hai Teresina! Tu giravi! Non ti ho visto più! No, io guardavo intorno, guardavo intorno, ma tu hai cambiato tutta la disposizione della casa. Questa era camera da letto. Tu ti ricordi? Oh, ma non mi ricordo! Il balcone, lì, la camera letto tuo con tuo marito, la buon'anima. Quel divano stava in camera mia. Sì, che tante volte poi se ne faceva letto quando veniva qualcheduno, mi ricordo, la stessa stoffa. La camera mia, quella là, questa. Ti ricordi pure qual era la camera tua? No, tutto, mi ricordo di tutto. Preciso, uguale. Ah, sonessa, Ma crema, dica, perché hai fatto questo cambiamento? Per bisogno, Michele mio, per bisogno. Mio marito morto, tu poco bene. E questa stanza l'affittai per avere un aiuto sul mensile a fine un mese. Mi sono arrangiata alla meglio. Te la sei vista brutta? Non ne parliamo. Perché noi siamo un poco disperati, vero? No, questo mi ricordo pure prima, sì, mi ricordo. Ma mo' è finito, mo' è finito. Mo' io ripiglio gli affari, ricomincio ad ingranare, piglio io le redini e ci vai bene pure tu. Bravo, siediti e parliamo seriamente. Sì, e io pure ti devo parlare. Sì, bravo. Sì. Adesso parliamo. Dunque, adesso io e te siamo tutta la famiglia. Sono morti tutti quanti. Tutti. Tu sai che dispiacere fu per me quando per le stravaganze che facevi fui costretto a farti ricoverare al manicomio. No, Teresina, se vogliamo andare d'accordo non dobbiamo parlare più del passato. Guarda, non fammo piacere, non lo nominiamo, quello è un luogo di pene. Per carità, no. Ma è la parola in se stessa che mi scuote la nervatura, ma no, non lo nominiamo. Sorvoliamo, guarda. Sì. Adesso fortunatamente sei guarito. E prima di venire tu, il dottore proprio questo mi ha detto. Sì, l'ha detto. Io sono guarito perfettamente. Ecco. Dunque, per tutto il tempo che sei stato. Io non ho fatto sapere niente a nessuno. Tutti quanti sanno che tu hai viaggiato per affari che riguardano il tuo commercio. La stessa cosa devi dire pure tu. Sarebbe pregiudizievole per te, per il tuo commercio. Naturale, ma. Vuoi sapere la verità? Io. La preoccupazione era proprio questa. Sai che ci pensavo sempre che tu avessi detto qualche cosa, sai. Bastava, voglio dire, un pettegolezzo, la confidenza di un amico, ma figuriamoci, sarebbe stato veramente un guaio. Lo sai, la fiducia che godevo io nell'ambiente dei gioiellieri, commercianti brillanti, ma che scherziamo, non mi affiderebbero più, ma nemmeno un grammo di merce. E tu non hai detto niente. Mai, ti parli, Michele, mai. Quanto ti devo. Sì. Ho intenzione di ripigliare gli affari, ripigliare il mio commercio, ma facciamo una bella lettera circolare, faccio la carta intestata, mando a tutti i clienti, abbiamo dare da fare. Ma tieni mente qua per la mia vera tranquillità, io mi voglio ammogliare. Benissimo!
Benissimo, benissimo. Perché vedi, io ho pensato bene sul mio caso. Sì, perché tu vuoi vedere io come ragiono. Ah, sfiduto. Terema, tu ti ricordi una volta come io divagavo, come passavo da un discorso all'altro, sai, perdevo il filo come del discorso? No, non mi ricordo. Tu devi vedere adesso come ragiono io. Ma chi te c'eri? Sarà stato, voglio dire, le cure forti, l'organismo che ha reagito. Se mi si è sviluppato un ragionamento che ne... Io seziono il capello. Ragiono proprio, guarito completamente, mi sento bene. E ho pensato, stando... ho pensato quello che dovevo fare, perché io ho bisogno di una vita calma. Ordinata, tranquilla, se io mi ammoglio e trovo una persona, come si dice, che mi fa una guida, che mi fa una compagnia, vivo tranquillo, io non ho paura di ricadute. A questo ci ho pensato io. Aspetta. Che fai? A dove? Vengo subito. Michina? Michina? Devi andare un momento a fianco a noi. Dal padrone di casa? Sì, devi chiedere della signorina Verina, la figlia. Subito, signorina. Eccomi qua. Ui, Che piacere. Quanto mi fa piacere. Dunque. Stavamo dicendo. Ah, che ho pensato io alla tua sistemazione. Tu ti ricordi del nostro padrone di casa? Don Giovanni Altamura. Bravo. E la figlia? Evelina. Sei proprio guarita. La ragazza ha sempre domandato di te. Sì. Il padre ha una buona posizione finanziaria, è vedovo, non avresti nemmeno la noia di una suocera. Ma guardate come si coincidono le idee alle volte. Ma io proprio di Evelina ti volevo parlare. Sì. Sì, perché ti devo dire la verità, fra me e lei c'è stata sempre una simpatia. Veramente? Ci cercavamo, spesso io l'aspettavo giù al portone, l'accompagnavo a fare le spesucce. E ha domandato di me? Sì, sempre. L'ho fatta chiamare. Fra poco arriva, eh? Bravo. E ci vuoi parlare adesso? E perché no? La tua sistemazione mi sta molto a cuore. Le cose tue, sempre svelte. Fa piacere. Mi fa piacere. E tu? Cre. No, dica tu che fai? Dico, vuoi rimanere vedova? No, vedi come fila il ragionamento, guarda come fila, perché se io mi ammoglio, tu resti sola, di verità. Che fa? Durante questo periodo che io sono stato lontano, c'è sta qualche cosa in vista? No. Ma era un pretendente. Ma no, Michele, no. Per me la sistemazione è un poco difficile. Ci vorrebbe un uomo di mezza età, una persona seria. Un giovane non te lo consiglierei, che ne fai? Ci vuole una persona, un uomo fatto, con una posizione ben definita. Di Don Giovanni, il padre di Evelina, dovrebbe avere anche un aspetto gradevole, ma verrà piacere, no? Allora lo farei volentieri. Un Don Giovanni Altamura. La signorina Evelina? Sì. Andiamo, Michele. Sì. Io vi lascio soli. Tu ci parli. Se la ragazza è d'accordo, parleremo con Don Giovanni. Ma si deve parlare prima con Don Giovanni, sì. La prima cosa. Sì, Evelina, cara Teresa. Evelina, cara, guarda chi ci sta qua. Ben trovato. Finalmente siete tornati. Sì, dopo 10-12 minuti. Sì, un quarto d'ora. 17. Sì, non è importante. 18. Ecco. Dunque, io ti ho fatto chiamare perché... ma forse è meglio che ti spiega tutto mio fratello Michele, no? Così tu poi parli con papà e mi fai sapere la risposta. Michele, io vi lascio soli, è meglio che allora, ci parli tu. Io. È meglio. Permesso, caro, io vado di là. Prego. Accomodatevi, signori, accomodatevi, per casa vostra. Dunque, signori, io non la porterò per le lunghe, perché io non voglio affrontare luoghi comuni e frasi fatte, diciamo, io sono un uomo serio, voglio venire subito all'assorbente. Dunque,
Dite. No, dico, mia sorella Teresina forse non ha avuto il coraggio di parlare ed è comprensibile, è comprensibile. In breve, Siri, mia sorella Teresina si vorrebbe sposare a papà vostro. Papà? Io non credo che voi troviate delle difficoltà, mia sorella Teresina è buona come il pane. Voi specialmente troverete in lei una seconda madre. Sì, vabbè, ma io che c'entro? Questo è un fatto che riguarda mio padre, lo dite a me. Ci dovete parlare voi. Ah, lo devo dire. Sì, perché noi non vogliamo guastare i fatti della vostra famiglia, non vogliamo malumori fra voi e vostro padre, perché io ho pensato, vedete come fila il ragionamento, dunque, ho pensato, e se la signorina Evelina non vuole che il padre si risposi... Ho capito, per delicatezza. Non delicatezza. Ci dobbiamo mettere d'accordo io e voi, sì. Facciamo in modo che questo matrimonio avvenga. Beh, perché la mia sorella ha preso proprio una cotta per vostro padre. Veramente? Non ne parlavo. Non me ne sono mai accorto. Non lo dava a sembrare. Si rodeva dentro. Ma non vi dico, è una passione troppo forte. Io sono il fratello maggiore, ci devo pensare, perché una passione di questo genere, a quell'età, è pericolosa. Poco fa ha fatto rivoltare la casa. Una crisi. Strillava. Sono innamorato. Innamorata, sono innamorata. Don Giovanni all'amore mio, si è strappato i capelli. Ma non vi dico, si voleva buttare dal balcone. Ma dite veramente? Ma non avete sentito niente? E niente. Qua la gente di fronte si è affacciata, si è fermata la circolazione. Io ho fatto appena in tempo a tirarla per la gonna e portarla qua dentro. Che ci volete fare? A voi fa piacere? Io da parte mia farò il possibile. Dire. Questo volevamo sentire da voi. Io questa risposta volevo sentire dalla vostra viva voce. Teresì! Mo la chiamiamo, così si calma. Teresì! Michele! E allora? Siamo d'accordo. Adesso parlo subito con papà, va bene? Ecco, brava, cerca di convincerlo. Sì. Perché non vedo l'ora che si concludo questo matrimonio. Sarà una gioia per tutti quanti. Adesso vado e più tardi vi porto la risposta. Favorevole, speriamo. Ma ci tenete proprio assai. Assai. A fra poco, arrivederci. A fra poco, cara, grazie. Signora, chi è? Signora, cerco un mio amico, Luigi Strada. Io mi chiamo Ettore De Biase. Ma non c'è il vostro amico, ma deve tornare a momenti. Cioè, deve venire a prendersi la valigia. Sì, posso aspettarlo, sì. Sì, certamente, sì. Potete aspettarlo. Grazie, signora, grazie. Signor, volete venire a vedere se la carne è cotta? Sì, vengo. Voi potete aspettare in salotto. Chechina, sì. Accompagnalo. Sì. Sì. Grazie, signora, prego, grazie. Fa. Accomodatevi. Sì, grazie. Voilà. Sì, permesso. Sì. Prego. Ma sicuro? Michele Murri! Caro Ettore, fa piacere. Pure a me. Ettore, come va da queste parti? Sai, abita qui un mio amico, un certo Luigi Strada. Tiene affittato una camera mobiliata. Questa è la casa della signora Lo Giudice. Vedova Lo Giudice, ma è mia sorella. Ah, è tua sorella, non lo sapevo, sai. Io sì. Lo credo. Sì. Senti, sì, piacere. Dimmi una cosa, Michele, una cosa, ma allora tu conosci Luigi Strada? No, io sono arrivato da poco. Ah, già, perché tu hai viaggiato. Io sono stato... Come? Non ho capito. Non lo nominiamo. Sorvoliamo. Sì. Non lo nominiamo. Non ci siamo visti per circa un anno noi due. Sì, è più di un anno. Ma che? Ma ti vedo nervoso, ti vedo un poco sconvolto. Che ti succede? Guarda, Michele, io ti dico tutto, ma mi raccomando il segreto. Di che si tratta? Da un momento all'altro mi arrestano. E capite, Michele? Da un momento all'altro mi arrestano. Ma che dici? Perché ti arrestano?
Tu sai che io faccio l'agente di assicurazione. Poi sai, sono innamorato di una ragazza, si chiama Olga, povera figlia, non tiene né padre né madre. No. No, Michele. E chi l'ha fatta? Come chi l'ha fatti? No, mi fa piacere. No. La domanda mia è precisa. Scusa. No, sei tu che hai affermato una cosa sbagliata. Mi dispiace. Tu hai detto, povera figlia, parlando di Olga, non dire né madre né padre. Oh, ecco che la mia domanda è precisa. Chi l'ha fatta? Michè, il padre e la madre. Oh, ah. Bravo. Allora li tiene. Sì, li teneva. Adesso sono morti. Sono morti? Sono morti. Oh. Allora si dice orfana. Oh, c'è la parola, perché non la dobbiamo usare? Parliamo con le parole appropriate, sennò io imbroglio. Sì, Michè, come vuoi tu, è orfana. È orfana. Sai, sono io che penso al suo mantenimento. Poi devo mandare avanti l'intera baracca della mia famiglia. I tempi non sono favorevoli. E così poco per volta ho incominciato a prendere soldi dalla cassa. E adesso mi trovo con un vuoto di 1,5 milioni. Mi sono servito dei depositi dei miei clienti. Perché non vai in questura? In questura? Paga la questura. Io che ti posso dire? Io che consiglio ti posso dare? Là invece tu trovi gente pratica, mi spieghi? Tu vai là, dici, mi trovi in queste condizioni, come mi devo regolare? Ma quelli mi arrestano immediatamente, Michele. Dico in linea amichevole. Ma che con linea amichevole, là sopra cerchi le amicizie. L'unica speranza mia è questo Luigi Strada. Perché è ricco? Ma che, non tiene una lira. Ma sai, è un traffichino, tiene molte conoscenze. Può darsi che trovi lui la persona disposta ad anticiparmi la somma. Io darei delle garanzie, naturalmente. C'è un vostro amico che mi sta aspettando là dentro. Sì, bene. Chi è? Non lo so, Michele. Adesso guarda, aspetta. Chi è? È Luigi Strada, quell'amico mio di cui ti ho parlato prima. Che? Perché fate? Che? Mi esercito, mi tengo in allenamento, che? No, niente a fare, non lo dovete fare. Perché? Finalmente abbiamo capito chi è che si divertiva la mattina. Rimbombava nel corridoio, non si poteva dormire. Quale corridoio? Non si fa. Sì, pure nel cortile. Il dottore ha detto che non si fa, non lo dovete fare. Va bene, non lo faccio. Ma non lo dovete fare. Ma chi è? È Michele Murri, il fratello della tua padrona di casa. Siete il fratello della padrona di casa, sì. Voi ridete, sì. L'amico qua ha passato un guaio. Si è rubato 1,5 milioni. No, Michele, rubati no, che c'entra? Mi sono servito dei depositi dei miei clienti. Ma erano soldi tuoi? No. E allora le hai rubati? C'è la parola, perché non la dobbiamo usare? È stata una fatalità, ti prego. Immagino la tua preoccupazione. Sì. Non ne parliamo, sta più morto che vivo. Sta più morto che vivo. Vedete se ce le potete prestare voi, siete tanto buono. Magari lui mi fa una garanzia, la faccio io. E perché non m'hai detto subito? 1,5 milioni. Ecco qua. C'è 1 milione. Sì, qua ce n'è un altro. E se mi servo così spicci, 400.000 lire, fate così. Si fa, bravo. Uno si aiuta, dobbiamo aiutare vicendevolmente. Pigliate i soldi, va? Michele, abbi pazienza, non è il momento di scherzare, ti prego. Ma scusa, perché vuoi fare il superbo? Se l'amico si mette a disposizione, pigliate i soldi, è pure un'offesa per lui. Dateceli, che se li prende. Ma io da dove li prendo? Che non glieli volete dare più. Ma non li ho. Adesso dite che non li avete. Ma non li ho mai avuti, lei, se dite. Pigliate, non lo so. Voi, ognuno è padrone di spendere il proprio denaro come meglio crede, ma se voi mi volete negare l'evidenza, no. Voi in questo momento avete tirato fuori un pacco di biglietti da 1,000, così poteva essere 1,5 milioni, l'ho visto io. Amico, non scherzate. Non scherzo. Guarda che scherzo. Fatto faccio obofo. Non glieli volete dare, non glieli date. Perché come si dice, come vi ripeto, ognuno è padrone di collocare il proprio denaro come meglio ha piacere. Ma se mi volete negare l'evidenza, no. Voi in questo momento avete tirato fuori un rotolo di biglietti da 1,000 da questa tasca, legato con un nastro rosso, l'ho visto io, proprio legato stretto, ma volete... Lasciatevi in pace, sentite, mi deve 50 lire, l'ho perduto pure. No,
hanno bussato. Sentimi, Michele, guarda, mi pare che hanno bussato. Nascondimi, ti prego, non voglio farmi vedere. Andiamoci in camera. Vieni, porta lì. Sì, sì. Non si fa così, in amicizia chi te ne caccia? Ma sì, caccia caccia. Buongiorno cara, buongiorno. La signora? Subito ve la chiamo, un sì. Momento. Ho avuto piacere incontrarvi, don Giovanni. Sì. La signorina Evelina. Bene, bene, molto bene. Ma come andate queste parti? Ah, sono venuto per invitare la signora Teresa. Ogni anno, quando io e mia moglie andiamo in villeggiatura, la signora Teresa viene a stare con noi una quindicina di giorni. Mia moglie non ha molte amicizie, ma per donna Teresa ha un'adorazione. Sì, sì, lo so, lo so. La signora sta bene? Sì. Bene, grazie, grazie. Una coppia esemplare. È stato un matrimonio fortunato. Molto bene, adesso voglio dare una notizia bella. Notizia fresca, fresca, una primizia. Beh, sarebbe? Ho deciso di ammogliarmi una seconda volta. Bravo! E mi sposa la signora Teresa. Guarda, Teresa. È stata lei che ha preso l'iniziativa. Sì, ah. Si è innamorata di me perdutamente. La signora seria, per bene, intelligente. Gentile e buona. Gentile e buona. E io sono vedovo. E sarà una sistemazione per tutti e due. Auguri, don Giovanni. Grazie. Ha fatto piacere veramente. Grazie. Caro don Vincenzo. Caro donna Teresa, eccola qua. Come si va? Siete rimasti in anticamera. Accomodatevi, grazie, grazie. Come si va? La faccio stare. Prego, prego, don Giovanni. Prego, prego, prego. Accomodatevi. Grazie. Grazie. Prego, prego. Grazie, sai. Evelina mi ha parlato. Dopo, dopo. Ne parliamo dopo. No, voglio dire soltanto che segretamente i due cuori palpitavano all'unisono. Meglio così. Meglio così. Domani compi degli anni. Auguri. Grazie. Auguri, grazie. Auguri. E in occasione del mio compleanno, come tutti gli anni, andiamo a passare un po' di tempo, un paio di mesi a Torre del Greco. E voi, come tutti gli anni, una tre, dovete venire a passare una quindicina di giorni con noi. Con vero piacere. Tanto più che quest'anno c'è sta pure Michele. Ah, è sì, tornato sì, dal viaggio. Saluto. Benissimo, le camere ci sono. La villa è grande, vero? Sì, sì, bella, grande, ariosa, campagna e mare. E don Giovanni mi ha parlato pure del prossimo matrimonio. La stessa gioia mi ha fatto commettere l'indiscrezione. E avete fatto bene. Vi giuro che ho accettato con tutto il cuore. E non potete immaginare quanto mi avete fatta felice. Beh, e allora perché non venite pure voi domani a Torre del Greco? Voi e vostra figlia. Dove? A pranzo? A pranzo, ma pure che vi trattenete qualche giorno, la villa è grande. Sì, ma a pranzo solamente, perché sapete, io a Napoli ho tante cose da fare. A pranzo soltanto. Come volete, come volete. Mi fa piacere. Il nostro caro. È una bellezza, Don sai. Don Giovanni. Io, padrone casi. Beh, caro Don Giovanni. Finalmente sei tornato, Michele. Sì, saranno 20 minuti. Oh. 25. Domani mi aspetto Torre del Greco, sì. Le camere sono già pronte. 26 minuti. Sì. È poco essere il là. Il solito invito di tutti gli altri. Questa, magistrata. È un nostro amico. Gallucci. Piacere. Sì, 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 sì. Che piacere, che piacere. Rivedere la vostra casa. Fa piacere. Quella villa di campagna è una villa meravigliosa. Io poi a Torre del Greco ci vado sempre con piacere. Sì, sì, sì. Io sono stato invitato con mia figlia. Sì, non me ne importa. Beh, se vuole essere dei nostri anche il signore, lo so. Domani, no. A pranzo, sì. Con piacere. Sentirei, non per dire, i pranzi di casa Galluccio, sono memorabili. E addirittura. Sì, casa patriarcale. Modesto. Poi non mi piace la confusione, questo è modesto, vuol dire? Sì, sì, sì. Modesto, sempre pochi amici. Più intimi. E più intimi. Più simpatici. Più intimi, più intimi. E ci siamo fra di noi. Sì, sa bene. Ah, signore, come sta? Bene, bene. Aspetta donna Teresa. Simpatica donna. Ci sarà pure vostro fratello? A te? No, no, Michele, simpatico. Lui non si interessa più di noi, io prendo più sue notizie. E oramai sono 10 anni che non ci vediamo, 10 anni. Ah, ciao, ma voi siete ancora in urto con vostro fratello? Ma scansone, ha disonorato un cognome, giuoco, donna, vita disordinata. Sì. Dopo tante stravaganze mi truffò 2 milioni e se ne andò a Roma. Fa lo scultore. E lavora bene? Ma che, non sa fare nemmeno i pastori per il presepio. È un improvvisato. Ma mi sembra che uno a 50 anni dice voglio fare lo scultore e lo fa. Ho saputo che si è ammogliato. E non parliamo del matrimonio scombinato che ha fatto. Mica che lui è stato un uomo che non ha guardato mai in faccia l'avvenire. Insomma, lui sa moglie e non c'ha casa. Fanno vita d'albergo. Sì, sì, io ho ricevuto una cartolina giorni fa. Stanno a Roma, all'Hotel Corso. Hotel Corso a Roma. Quello è stato sempre un megalomane. Non le è piaciuto di spendere più di quello che ha guadagnato. Sì, sì, sì. Vedi se fila il ragionamento. Guarda come ragiona. Sì, sì. Ecco che voi, è vero, che siete più saggio. Vedi come fila. È vero.
Lo dovreste aiutare, sennò quello si rovina. Peggio per lui, peggio per lui. Ci dovreste far pace. Nemmeno per idea, mica i bidi, se gli occhi miei non li vedrà più. Basta, io vado via, devo fare diverse spese. Ho promesso a vostra moglie un barattolo di marmellata fatta da me. E glielo porto io stesso, va bene? Venite, vi faccio assaggiare anche un bicchierino di rosolio fatto in casa. Grazie. Venite pure voi, don Giovanni. Il rosolio lo fabbricate pure voi? Sì, io mi faccio tutto. Allora, ma io lo voglio mandare. Grazie. Da questa parte accomodati. Se ti devi andare non ti vede nessuno. Vieni, ti stavo così vicino. Ho visto entrare Olga, senti, vai a vedere se sta salendo le scale per venire qua. Sì, Che chi è questa Olga? È la mia fidanzata. E perché verrebbe qua? È un'amica di tua sorella, si conoscono, hai capito? Puoi scendere? Sì. Olga è entrata nell'appartamento a fianco. Vieni, conosco una persona facoltosa che forse ti potrà aiutare. Ah, meno male. Ragazzi, d'accompagno. Quando mi piacciono queste complicazioni con colpi di scena improvvisi che sembrano trovate da teatro, da cinema. D'accordo. E che invece queste complicazioni, questi colpi di scena sembrano trovate da teatro, da cinema. Sì. E che invece succedono nella vita vera ogni giorno. Io che ho fatto l'attore, mi entusiasmo. Per esempio, lui non si vuol far vedere dalla fidanzata. No, la fidanzata arriva improvvisamente. Lui mi dice, va a vedere se Olga viene qua. No, Olga non viene qua. Sembra proprio il momento saliente di una farsa da teatro. Andiamo avanti. Sì. Fate un'altra volta. Che cosa? Questa scenetta. Che faccio scenetta? Senta, cosa... Ho detto che adoro questi colpi di scena improvvisi che sembrano trovate da teatro, da cinema, sì. Certe concomitanze. Certe? Concomitanze volute da un autore per ottenere un determinato effetto si verificano veramente nella vita. Sì, può succedere. Secondo me, quello che succede nel teatro può succedere nella vita e viceversa. Nelle vecchie farse, per esempio. Nelle vecchie farse tutti i personaggi si trovano nello stesso ambiente. Non so, un ristorante, un cinematografo, un albergo. Non so, per esempio, i due amanti che si davano appuntamento in un albergo solitario credendo di stare tranquilli. E invece là sopra capita il marito tradito, la moglie informata, presso poco così, no? Vieni, amore, qui stiamo tranquilli. Arriva il marito tradito. Mia moglie, mio marito, traditori! L'amante scappa, la moglie sviene. Il marito tradito spara. Pam, pam, pam. La polizia, i nomi della legge, siamo tutti in arresto. Fate un'altra volta. Che già fa? Senti, questo balletto. Ma che balletto? Ma mi volete prendere in giro? Un balletto? No. Ho detto che la vita è spesso più assurda del teatro e basta. Ma sono cose dell'altro mondo. E se poi credete di prendermi in giro, avete sbagliato. Andiamo, Scusa, ma questo non ha ragione. Sì, è un poco stravagante. Ma no, io me ne vado un'altra volta. Qua si deve ragionare, figlio mio. E c'è pure tu. Io sono stravagante, Michele. Scusa. Ma pazienza, sai, ma vado una poco. Tu hai detto, è vero, che questa fidanzata tua si chiama Olga. E Olga è fidanzata. Sì, sì. Oh, bravo. E allora perché non la vuoi vedere? La fidanzata, uno cerca di vederla, perché uno le vuole bene alla fidanzata. Vedi come fila. Sì, Michele, guarda, tu hai ragione, io la voglio vedere, ma non in questo momento. Povera figlia, sai, non le voglio dare un dispiacere. Hai capito? Se Olga mi vede qua, capisce subito che c'è qualche cosa che non va. Hai capito? Va bene. Perché se la vedi, sei costretto a dirle il fatto del 1,5 milioni. Sì, ma ho filmo. Il guai è pesante, Michele mio. Ti devo dire? Per aggiustarlo ci vorrebbe un terno. Un terno di 3 milioni. Ecco, allora sì, allora verrei da te per dirti, Michele mio, sono ricco, ho vinto un terno. Un terno di 3 milioni. Come prima cosa mi sposo con Olga e sistemo la situazione. Guarda quanti biglietti da 1000, li vedi? Sono miei, sono tutti miei. Questo ci vorrebbe, un terno. Questo sarebbe il colpo di scena che dice Killoy. Ma fatemi piacere, la verità. Scusate, la porta dell'ingresso era aperta. C'è la signora Teresa? Ah, ma io sono il fratello. Ah, piacere. Io sono Olga, una sua amica. Ah, brava. Oh, voi siete la signorina Olga? Sì. Voi avete un fidanzato che si chiama Ettore? Sì. È uscito in questo momento, non l'avete visto? No, non l'ho visto. Sì, proprio adesso. Guardate. Mi congratulo con voi, eh. Il fidanzato vostro ha vinto il terno, ha vinto 3 milioni. Voi che dite? Perché non sapete niente? No, io non so. Mi pare che voglio qualche cosa da voi.
Ah, veramente non sapevo. No, non l'ho incontrato. No. Allora sono felice di dar via per il primo questa novella. È venuto qua tutto allegro. Mica sono ricco, ho vinto un tarino, ho vinto 3 milioni, ho fatto vedere tutto rotolo di biglietti da 1000. Potevano essere legati con certi nastri rossi. Allora è vero. Sì, tutto legato in tasca qua. Che gioia! Che gioia! Ma questo è stato un miracolo! Ehi. Un miracolo! Voi non sapete in quali tristi condizioni ci trovavamo! Non avevamo neanche i soldi per affrontare le prime spese per il matrimonio! E invece adesso ci possiamo sposare subito! Subito! È un miracolo proprio! È un miracolo, sì! Ha detto, mi voglio sposare subito, mi vuole molto bene! Guardate! La prima cosa ha detto, mi sposo con Olga e sistemo la situazione! Caro! Caro! Amore! Gioia! Tesoro mio! Teresina! Non mi sento bene! Teresina! Chi è? Chi? Teresa mia! Il fidanzato mio ha vinto un terno! Ha vinto 3 milioni! Che gioia! Scusi Teresa, ma l'emozione è stata troppo forte, sa, non mi sento. Lo credo. Ma siete certa? Sì. Certissima! E lo deve a me lo deve! Io gli ho raccontato il sogno che mi fece la settimana scorsa. Mi sognai una vecchia zia morta 5-6 anni fa. Beh. Una zia che mi adorava! Aveva il vestito in fiamme e dicevo, sono contenta. Gesù, dicevo io, ma come, tu sei avvolto dalle fiamme e sei contento? Diceva, faceva proprio così, sono contenta, e abballava, e lui ha giocato i numeri senza dirmi niente. E quando avete vinto? La somma che ci serviva, 3 milioni. No. 3 milioni? Ma calmati, bella mia, tu sei troppo emozionata. Sai, ma voglio andare da Ecco, sì, voglio dividere con lui tutta la mia gioia. Va bene, povera zia. Ma è sicura? Come, certissimo. Povera zia, si chiamava Palmira. Sono contenta, e abballava, e tutto in fiamme, sono contenta, te la lì, ma calma, ti 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 bel colpetto, 3 milioni. È una gioia poter dire, ho vinto 3 milioni. Pure voi, bravo. No, è una gioia per chi li ha vinti, io non ho vinto niente. Ma vedevo, giocato lo stesso. No, mica è stato buono, ti aspetto domani, mi ha fatto non piacere mancare. Pure a me, perché povero giovane, ha passato un guaio, ma aggiusto tutto. A domani, mica è stato buono, mica. Ciao. Vuoi far perdere tempo? Io tengo che fa. Ciao. Ma insomma, mi avete dato un dispiacere. Io? Vabbè, non ne parliamo, ma una piccola amarezza. Ma non ti capisco, Michele. Voi sapete quanto lo voglio bene e quanto stimo la famiglia vostra. Ma pure io. Che c'è? Se vi chiedo un favore me lo fate. Ma tutto quello che vuoi, parla. Fate pace con vostro fratello. No. No, Michele, chiedimi qualunque cosa, ma questo no. Guarda, Michele, io finché avrò la forza di oppormi farò tutto il possibile per non avere più contatti con lui, né formali né affettivi. Guarda, Michele. Quella allora avrà la gioia di vedermi quando gli diranno che io sono morto. Solo morto. A domani, state buoni. Michele, sono morto. Echina! Come andate, signor? Tiene soldi? Sì. Fammi piacere, va. Ma fa subito questo telegramma urgente. Sì, sì. Urgente, mi raccomando, va. Sì, vado. Aspetta un po'. Pace all'anima sua. Formidabile. Io ve l'ho detto, i pranzi in casa Gallucci, ma sono memorabili. Io ho mangiato come un leone, ho mangiato. I polli. E la frittura di pesce. Era freschissima. Qua la temperatura è sempre più fresca. Chi sa a Napoli? A Napoli, l'inferno. Ma io tra un paio d'ore mi faccio un altro bagno di mare. Vengo anch'io, ci bagneremo insieme. Sì. Ma con bagno? Sì. Così a mare, ci butti a voi. Non fate cerimonie, toglietevi le giacche. Senti, io non lo volevo proporre per rispetto alla signora qua, ma
Vi dico la verità, oggi la giacca è insopportabile. E anche aspettate. Adesso do io l'esempio, sì, va? Se no non sì, se la tolgo. Allora, scusa, allora va, levo pure io. E se lo amici. Per imitarvi, come si dice? Benissimo. Ma Luigi, e voi, togliete. No, grazie, io preferisco tenerla. Con questo qua? Ma non l'avverto, signore. E voi crepate. Ah, se lo fate per complimento. Ma non ne sento il bisogno, no. Ma non vi sentite bene, avete freddo? Don Michele, non insistete. Non me la posso togliere perché tengo la camicia rotta. Ma non date niente. A chi dovete dare conto? Signore. Okay. Ah, non se la può togliere, tiene la camicia rotta. Vabbè, ecco fatto, mo me la tolgo e così siete più contenti. Ecco fatto, va bene. La camicia è sfrangiata. È appena appena consumata ai gomiti. Sì. Dopo ve la rammendo io. Diventerà il capo più caro del mio corredo. Sì, sì, vabbè. Vabbè, lo champagne. Lo champagne. L'avrò io. Bravo Michele. Dico, lo so. Signor Michele, signor Michele, questo è il momento buono. Come, non vi ricordate? Ve l'ho detto prima di pranzo. No, no, non mi ricordo. Veramente. Al momento dello champagne. Adesso il signor Luigi ci farà sentire una sua poesia. Ah, sì, non mi ricordavo. Capirete? C'è la mia fidanzata. Vorrei mettermi un poco in evidenza. Chiedo la lapide. Bella ragazza. Sì, va bene, adesso vi preparo io il terreno. Grazie, sì, sono sì, grazie, sì, grazie, sì, grazie. Pronto champagne? Sono molto dispiaciuto che la signora Teresa non è venuta. Quella ha avuto tanto da fare. Sì. Dovendo lasciare la casa per una quindicina di giorno, ha dovuto mettere a posto un poco insomma, la biancheria, mettere via la roba. Ma l'ha detto, dice domani, Massimo domani io sono là. Tu. Beh, sì. Ma mandato, dice vai tu e io poi stasera vengo domani mattina. Però, un momento, permetti. Adesso? Sì. No, niente. Dunque, prima dello champagne, il signor Luigi, il nostro grande poeta, è vero? Ci farà sentire una sua poesia. No, non cominciamo. Di solito sono sempre disposto, ma oggi non sono in vena, ecco, non mi sento. Non la volete dire? Francamente e sinceramente, no. Voi mo avete detto, mettete il discorso in mezzo, la voglio dire una poesia. Quando mai? Avete capito male? Ha capito male, no signore? No, avete capito? Ho detto, non mettiamo in mezzo il solito argomento delle poesie perché non sono in vena. Niente affatto, che cosa? No, capisco male. Come capisco male? Niente affatto, anche prima di pranzo mi avete chiamato in disparte, dice la voglio dire una poesia, mettete il discorso in mezzo che c'è la mia fidanzata. No, che cosa? Parlava di lei. E io che ne sapevo che voi scrivevate poesie. Vabbè. E adesso per non fare il difficile la dico. Non la volete dire. La cosa non è andata così. Non è andata così. Adesso la dite. La dico, sì. Benissimo, allora. Beh, qualche cosa ve la farò sentire, sì. È stato lui che ha messo in discorsi. Vediamo un po'. Qualche cosa del volume di prossima pubblicazione ci pressata, sì. Dunque, ho immaginato due distese di cipressi in conversazione notturna, un lungo viale che conduce al cimitero. La poesia che ascolterete apre il volume. Ora mistica. Ok. Ora mistica. Ora mistica. Ora mistica. Sì. Parlate chiaro. Sì. Dunque, ho avverto subito l'uditorio che mentre la tematica delle mie composizioni è un fatto del tutto personale, il ritmo, al contrario, si stacca, è vero, da quello che sono le formule ermetiche, ma si aggancia alla corrente neorealistica e impressionistica fatta di chiazze opache e di spiragli allucinanti, il cui filone, trova larvati riscontri in tutta la valida letteratura avanguardista degli ultimi 20 anni. Vabbè, bravo! È finito? No, devo cominciare. Questo è così, credi. Ora mistica. Buio nel cimitero, gelo di marmo, sagome di tombe, loculi di sadorni, erbette. Gira il custode e non gli sembra vero di udire il chiacchierio delle civette. Lento e pesante il passo del custode. Si sente cra, cra, e riconosci quello. Fiero. Quella. Quella chi? Quella. Ma quella chi? La rana. Vuoi che c'entra la rana, E voi l'avete detto? No, non ha nominato. La rana, è come?
Cra, si sente e riconosci quello. Deve dire quella. No, no, è il passo del custode. No, è lo stridio dei piedi sui ciottoli dei viali. Dunque. Che sì. Fino a prova contraria è stata sempre la rana che ha fatto crack. Sì, sì, già, non è che è vero. Ho sbagliato io. No, è vero, dunque. Ma il ragionamento è questo. Sì, no? Ma la rana fra crack. Ma diversamente, come avrei potuto descrivere col rumore di passi? Sì, è lui che scrive, lui che... Va bene, è vero, con lo scrivere deve dare l'impressione, l'immagine di quello che scrive. Sì, è giusto. È giusto. Dunque, crack. Si sente... E riconosci quello. Fiero, la rana. Impettito e con le mani sode chiude con due mandate quel cancello. Ecco, quel cubo grigio è la sua casa. Ora dorme pesante. Ulula il vento. Che fa? Ulula il vento. Dorme il custode ignaro. Dorme nella sua tomba di cemento. Chi è? Chi vedo? Pallido e disfatto, si incammina ed avanza Sergio Proculo. Chi è Sergio Proculo? È un signore che entra nel cimitero. Un antico romano. Che antico romano? Niente affatto, è un signore qualunque. E si chiama Sergio Proculo. Sentite, io mi chiamo Strada, voi vi chiamate Murri e questo signore si chiama Proculo. Fatemi andare avanti, per favore. Sì, ma ci deve essere un motivo. Ma non c'è nessun motivo, si chiama Proculo. È un nome particolare. Sì, signore, è un nome particolare. Non è che... È un nome facile a dire. Sì. Murri è facile, Strada è facile. Mette Proculo. Fatemi andare avanti. Ci deve essere una ragione. Dunque, chi è? Chi vedo? Pallido e disfatto, si incammina ed avanza Sergio Proculo. Scusate, chi è che dice... chi è che dice chi è chi vedo? Va bene, ma se mi interrompete continuamente non lo saprete mai chi è che dice chi è chi vedo. C'è un'altra persona. No, signore, non c'è nessuno nel cimitero. E chi è che dice chi è chi vedo? Lo dico io, vabbè, basta, lo dico io. Allora voi state nel cimitero. Ma niente affatto, che cimitero? Io sto a casa mia, al cimitero. Ma voi da casa vostra di chi è chi vedo? Sì, signore, da casa mia. Ma no, scusate, qua dobbiamo ragionare. Ma no, non è che... È il poeta, è il poeta che parla. È il poeta. Sì, sono visioni, allucinazioni che riceve lo scrittore nel momento della composizione, della creazione. E dice chi è chi vedo? E dice chi è chi vedo, vabbè. Chi è chi vedo? Chi è chi vedo? Pallido e tremante si incammina ed avanza Sergio Proculo. Avanza? Avanza, sì. Nel cimitero? Nel cimitero. Stanco, si ferma. Scusate. No, qua si deve ragionare. Se no, che fai? Voi avete detto, è vero, che il custode è andato a dormire dentro cubi di cemento. Sì. Dunque, ha chiuso il cancello a doppia mandata. Sì. Sì. Come entra Sergio Proculo? Ma non bisogna sofisticare, è sempre una poesia. Ma non si può entrare nel cimitero, di notte poi specialmente, se quella chiusa, allora scavalca. Ma non so che scavalca, non entra, vabbè, è entrato la sera precedente, vabbè, basta. È entrato la sera precedente. Stanco, si ferma, geme. Ma allora il cimitero si chiude una sera sì e una sera no? Sentite. O si chiude tutte le sere o non si chiude mai. Sentite, se mi volete prendere in giro è un fatto. Io la smetto, non ne parliamo più. E ciao! Non si può entrare nel cimitero. Non è possibile. Ma voi scherzate? Se fosse un luogo qualunque, era un luogo sacro. E' lavoro. Non si entra, non si entra. Come c'è? Dipende dal comune. Perché no? Non si tocca niente. Non si può entrare, si esce così. Stanco, si ferma. A me non piace. Geme e di soppiatto si china e poggia il capo su di un loculo. Ecco perché si chiama Proculo. Per fare la rima, avete visto? Per fare la rima. Per fare la rima, sì signore. È meschino, è voluto fare la rima, Proculo. Sì, Proculo e loculo. Allora, meschino. Un gufo veglia. Che fa? Un gufo veglia. Ride una civetta e piove. Il fiume si è ingrossato. No, niente, signore, vedete. Strombazza una saetta e uccide Sergio Proculo, chinato. Ecco l'alba, ecco il sole, ecco il sereno. Che vedo intorno all'oculo? Un pezzo di camicia, un fazzoletto, un bottoncino, una scarpa slacciata, un pedalino, una matita rotta, un portachiavi,
una tessera stinta. Non si capisce il nome. Età? Sergio Procolo. Come? Sergio Procolo, l'avete detto voi. No, signore, non si capisce il nome. La tessera è stinta, ha piovuto l'acqua. E che bisogno c'è se sappiamo che è Sergio Procolo? E la tessera stinta, non si capisce il nome. Non si capisce il nome. Non si capisce niente. Età 21, altezza 1,80 m, colorito olivastro, disoccupato. Non mi piace. È finito. E adesso vi vorrei far sentire. No, state seduto. Continuate a scrivere. Siete veramente bravi. Grazie. Hai visto la tematica? Se voi permettete, non ha fatto mancare niente. È gelato, ma dovete dire. Sa quello che deve fare. Il meglio di lui. Ma è una buona maschera. È una tua. Attende che un po'. Salute. La luce è questa. Sì, è questa qua. Ah, grazie. Alla salute, se permettete, faccio io un brindisi. Sì. Donna Saveria e di Don Vincenzo Gallucci, grazie, che ci hanno voluto qua intorno a loro per festeggiare questa coppia generosa e simpatica. Grazie. Grazie. Felicità, salute e danaro. E danaro, Michele, grazie. Grazie. Saluti la prima cosa. Buona fortuna a te. Buona, bene, bene. Buona salute a Chirè. Salute. Dimmi, a Chirè che la corona è morta. È morta? Don Vincenzo, viene a voi. A me? Sì, a Vincenzo Gallucci, dice. Adesso così è pazzo. Il fratello a te. Brava, fatto una scherza, fa. Vabbè, accettate lo scherzo e non mi amareggiate. Ma come il giorno del mio compleanno mi arriva una colonna e è morto, non mi devo amareggiare. Tutti invidia. Ma tu vedrai la fine di tutti i tuoi nemici. Dite a chi vi ha ordinato questa corona che Vincenzo Gallucci tiene una salute di ferro e che andrà ai funerali di molti iettatori. Ma chi te l'ha ordinato questa corona? Ma un signore che non conosco, mi ha dato l'indirizzo, ha pagato e se n'è andato. Sì, ma adesso te ne puoi andare pure tu. Qua è tutta gente lì. Grazie a Dio. Però dovete fare subito la smentita sui giornali, perché sapete, la voce corre. Ma questi sono affari nostri, voi me ne potete andare. Mi dispiace che ho perduto mezza giornata per fare un lavoro degno, ma non mancherà l'occasione per servirvi come meritato. A te non mi fai osare. Ma vedete che sta succedendo. Beh, io vorrei proprio sapere chi è stato. E chi è stato? Mio fratello Attilio. Ma tuo fratello sta a Roma. Già, come se ci volesse assia incaricare un amico a Napoli. Va bene, non ci pensiamo più, va, che è meglio. È meglio, sì. Venite, vi voglio far vedere il regalo che ho fatto a mio nonno. Un magnifico taglio di vestito. Sto fa autunnale. È stato di gusto, bene, meglio. Venite. Tu intanto sparecchia la tavola. Bene, signora. Avete sbagliato, scusate, ma come vi mettete a dire non mancherà l'occasione per servirvi come meritate? No, ma io intendevo dire per un battesimo, un matrimonio. E vi potevate esprimere meglio. Vabbè, scusate, tanto. Non vi dimenticate la smentita sui giornali. Sono affari nostri. Va bene. Via, via. Cosa dell'altro? Come si mette a dire? Mi date il permesso? Dove andate? E vorrei bere. Dove? Non so, in casa. E non c'è acqua? No. No, in casa, per carità, no. E questa è una casa antica? Ah, sì, perché... e nemmeno qua, in giardino? Niente, neanche una goccia. No, no. Magari questa proprietà avrebbe un valore inestimabile. Ma c'è una vegetazione rigogliosa, però. Sì, ma perché Don Vincenzo non la fa mancare l'acqua. No. A mattina vengono gli asinelli che portano l'acqua per la casa e la sera l'autobotte per innaffiare tutto il giardino, abbondante, acqua abbondante. Se volete l'acqua corrente dovete andare un po' qua vicino. Sì, grazie, faccio quattro passi, un po' alla svelta. Dove sta la fontana? Girate a destra, sì. Uscendo dal cancello, sì. Girate a destra. Subito trovate una scala, sì. Scendete questa scala tutta quanta, è vero, fino in fondo, state accorti che è un po' rustica. È un po' rustica. Quando l'avete scesa, trovate un viale che va sempre in salita, state accorti che è tutto delimitato da fichidindi, grandi piante di fichidindi. Camminando, questi fichidindi si stringono. Si stringono, ma c'è sempre il passaggio, voi vi potete
vi potete giostrare. Sì, sì. Finito il viale, e per voi trovate questa cascata d'acqua che gelata, c'è uno scroscio. Grazie, vado subito, permesso. Ci vediamo stasera. Ma io vado e torno subito. Sono 14 chilometri. 14 chilometri. Andare e 14 a tornare, su 28. 28 chilometri. Se no dovete arrangiare qua. C'è questo che è buono. Sì. Questa è l'acqua che abbiamo bevuto a tavola. Beh, è pulita, sì. Pulita, gelata. Gelata, sì. Questa la portano gli asinelli. Ah, sì. Alla mattina. Sì. Ecco, grazie, faccio una bella bevuta. Bevete, bevete, bevete. Un po'... Bevete, bevete. Ah, la soddisfazione, Beh, ho bevuto. E ce n'è ancora. Beh, non posso mica bere tutti i secchi d'acqua, no? Ma poi se lo bevono gli altri. Beh, ma come non importa, scusa. Bevi. Ma che... Bevi. Ma... Bevi. Bevi. Ma che c'è a bere, sentite, ma che bene. Ma qui, chi ti vede? Caro Michele. Ah, ma menzione a te, che sei un maledone. E che piacere. Siete venuti direttamente da Roma? Sì, sì, sì. Lo sapevo. E tutti quanti lo dicevano, vedrai che il fratello non potrà mancare. Certo. Che bella manifestazione che ha avuto Don Vincenzo, fratello vostro. Sì. Una imponente, fiore a non finire. Che è arrivato? E le personalità? Sì. Come? È venuto dunque un parrucchiano, un notaio, il sindaco ha mandato gli auguri. Ah. Sì, 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 poi stasera lo portiamo qua in giardino, ci sono i fuochi artificiali. Al fresco? Sì, e fanno una bella tarantella, i paesani l'hanno organizzato. Per volere di lui. Sì, ma voi perché... Ma voi state in urto con vostro fratello, come va bene, va bene, ma di fronte alla morte c'è sta qualunque voglia. Ma perché chi è morto? Mio fratello, mio fratello Vincenzo. Ma lui è vivo. No, quello sta bene. Lo dite per confortarmi. Sarebbe stupido. Sta a due passi. La pietosa bugia. Che bugia c'è? No, abbiamo mangiato adesso a tavolo. A tavolo abbiamo mangiato, era vivo, vivo. Con mio fratello? Sì, allegro, felice. Possibile, mio? Dico la verità. Ma allora questo telegramma, scusa. Io cosa dici? Ecco qua, le leggi tu stesso. Avvenuto decesso vostro fratello, venite subito a vederlo ultima volta. Ma allora la corona l'avete mandata voi? Certo, ma chi si è permesso di farmi questo telegramma? Sta firmato Michele. L'hai mandato tu? E uno Michele ci sta sulla terra. Ah, già, questo pure è certo. Ma sia fatta la ondata del cielo, cosa sta mangiando? Questo è un buon amico. Questo è un amico che ha escogitato questo sistema per farvi far pace. Dice quello, arriva, si trova un amico, si mette in mezzo. Ma ti sembra un mezzo umano questo? Tutti i mezzi sono buoni quando sono utili. Vanno a buon fine. È meglio così. No, ed è giusto, chi l'ha pensato bene, perché voi mi avete trovato qua, io come amico, vedete come fila il ragionamento, vi porto da lui, ci fate pace e finisce, si toglie la rugina. Ti ringrazio, ma non è il caso. No, voi dovete venire. Michele, fammi sta casa. No, mi farete questo torto. No, ma che scherziamo, 10 anni in urto col fratello. No, non è così. Con roba da scappare. Michele, neanche se manda. Apri la porta. Ciao, forza, arriva, fai. Amico, tuo fratello. E ci sono che? Ci sono andato. Manda tuo fratello immediatamente a fare parte. Mi sono già parlato. Frate, lo stesso, ciao. Ma che scherziamo? E ci sono andato. Parliamo presto. Papà mi tiene d'occhio e può arrivare da un momento all'altro. Ma scusa, ti sembra giustificata l'avversione che tuo padre ha per me? Sono figlia unica e devi capire la sua perplessità di fronte alla scelta di un marito per me. Capisco, ma non sono mica l'ultimo venuto. Ma chi dice questo? Si è parlato troppo dello scapestrato Luigi Strada, della sua mania per il teatro. Voce per lì, pettegolezzi. Ma dentro di me ho sentimenti sani e ti voglio bene.
Io per te lascio tutto, teatro, letteratura, sogni di grandezza e mi trovo un impiego. E come lavorano gli altri, lavorerò anch'io. E poi non è detto che ci dobbiamo sposare domani. Quando potrò contare su uno stipendio fisso e mi sarò guadagnato un posto dignitoso in società, non so, fra 6 mesi, 1 anno, 2, allora ci sposiamo. Ma questo lo devi dire a papà. E parlaci tu. No, no, io no. Papà non è stato mai cattivo con me e forse per questo motivo non riesco a parlare liberamente con lui. Ma tu mi vuoi bene? Quando si scema. E allora perché parliamo di matrimonio? Quanto sei bella. Io ce l'ho un'idea. Quale? Vedi, papà ha molta stima per la moglie di Don Vincenzo. E riuscirebbe a convincere papà? È l'unica persona. E perché non ci fai Secondo parlare? Me... È stato uno scherzo, non ne parliamo più. Vabbè, ma però è stato uno scherzo che è riuscito a farvi far pace. Meno male. Un altro abbraccio, i fratelli. Sempre così succede. Alle volte, per un motivo futile, si portano avanti dei rancori che durano anni e anni. 10 anni. Per sciocchezza. Voi me lo diceste che lui aveva truffato 1,5 milioni. Che truffato? Quando mi avete truffato? Non ti sei levato ancora? Si dai dalla testa. Abbiamo fatto una sola cosa, ti chiedo. Togli il suo vestito nero che mi dà una brutta impressione. Hai già facendo. Però è da notarsi che subito si è messo in nero. Subito. Ma l'aveva la giacca e poi il pantalone. Beh, vieni in camera, mi tratti un vestito mio, bello fresco. Grazie. Oggi sono chiaramente così conciato. Mi sembra un pochettino a disagio. Tutto bardato. A parte l'impressione che può fare un vestito nero in pieno estate, ma mi sento legato. Avete fatto mai caso a quanti bottoni abbiamo addosso noi? La quantità, la varietà. Non hanno trovato ancora un rimedio per eliminare i bottoni. Voi mi dovete credere, io odio i bottoni. Ma hai ragione, ma come la vita? Sì, il bottone è qua, il bottone a tutte parti. Certo, fate benissimo. L'uomo non può vivere solo. Ma... E quando vi sposate? Beh, non ho avuto ancora il tempo di parlare con la signora Teresa, ma io penso che anche lei pensa di concludere al più presto questo matrimonio. E tu sei contenta? Come no, soprattutto perché si tratta di una donna che conosciamo da molti anni. Sì, Eppure perché un giorno o l'altro ti sposerai pure tu e papà resterebbe solo. Beh, veramente per il momento c'è ancora niente in vista per lei. Invece io volevo parlare proprio di qualche cosa del genere che riguarda vostra figlia. Sempre da terze persone. Professore, devo sentire le cose che ti riguardano, eh? Io voglio bene a Evelina come una figlia. Sì, lo so, ve le ringrazio, signore, lo so. Evelina è innamorata di un giovane. Chi è? A me sembra un bravo ragazzo. Non ha ancora una posizione adeguata. Sì, ma chi è? È Luigi Strada, papà. Luigi Strada, e io l'avevo capito. È Luigi Strada. Evelina, figlia mia, guarda, tu non sei più una bambina, no? I tuoi 21 anni li hai compiuti. E puoi benissimo sposarti chi ti pare e piace. Però non puoi pretendere il mio consenso, è chiaro? Tu ti sposi, tanto bello, fai quello che vuoi, ma da me non hai neanche una lira, eh? È lontano da casa mia. Ma non si può nemmeno discutere. Ma che vuoi discutere in un manicomio ambulando là? Ma non potete sapere il cambiamento che può fare in vista di un matrimonio? Non lo so e non lo voglio sapere. Signora Bella, chiedetemi tutto quello che volete, ma questo no. Registrato, lo scombinato, basta. Rida, piange, vuol fare l'artista, il teatro. Il teatro lo va a fare fuori di casa mia. Se era viva mamma sarebbe stato differente. No, sarebbe stata la stessa cosa perché la buonanima avrebbe chiesto consiglio a me. Mamma avrebbe trovato altre parole per dissuadere. Ah, povera figlia, non sono queste le maniere per convincere una ragazza. Sì, proprio. Proprio. Castagne. Che? Dica, che è stato? No, è che è stato? No, è stato che Luigi Strada gli dà la mano di mia figlia, cose dell'altro mondo, lo scombinato, senza né arte né parte che si permette di fare delle proposte. Piange, ride, perché senti a me, quello deve andare al manicomio, Luigi Strada, è pazzo. Signora, io vi chiedo scusa per il modo come mi sono portato in casa vostra, ma capirete,
è stato più forte di me. Ma con i figli ci vuole più dolcezza. Bene, più dolcezza, ognuno si regola come meglio crede. Signore, permettete. Prego, io brutto carattere. Don Giovanni si è urtato fino a diventare volgare perché la figlia si è innamorata di Luigi Strada. E ha ragione. Perché? Voi forse non sapete niente. No. Luigi Strada è pazzo. Voi che dici? Ma veramente non sapete niente. Io mi sono meravigliato quando l'ho visto qua in casa a tavola. Ho pensato, dico, questo è un azzardo. Quello è pazzo, guardate che se resta qua, io me ne vado perché a me sono cose che mi fanno impressione. Vado. Quello è stato un anno al manicomio, sì, la famiglia non ha fatto sapere niente per non discreditarlo, pensando che guarisse. Per carità, quello sta peggio di prima, vi ripeto, se sta qua me ne vado io. Perché quello è un irresponsabile, quello può scannare una persona da un momento all'altro e non ne paga niente. Eccolo là, per carità, voi assecondate lo sapete? Voi non lo contraddite perché... No, Signora Saveria, signora Saveria. Che risposta mi dà? Signora Saveria, avete parlato con Don Giovanni? Sì, sì, ho parlato. E che vi ha detto? Ha detto, ecco qua. Ha detto di no, lo sapevo, sono proprio un disgraziato. No, no, ha detto sì, calmatevi, ha detto acconsente. Acconsente? Sì. Don Giovanni, spieghiamoci bene, acconsente al matrimonio? Sì, ha detto acconsente con gran piacere. E com'è che ha fatto questo cambiamento? Lui mi vedeva... Così come nel fumo negli occhi, così contrario. Eh sì, ha detto Luigi Strada diventerà un grande poeta e merita tutte le considerazioni. Ah, la poesia che ha detto dopo pranzo ha fatto effetto. Mi avete reso una gioia, mi avete fatto l'uomo più felice del mondo. Scusate, ma vi devo baciare la mano. Non vi accostate! Ma volevo esprimervi la mia riconoscenza. No, è meglio che restiamo voi al vostro posto e di addio. Come volete, signor, ma io volevo... No, un momento, mi hanno chiamata. Non mi sembra, signora... Sì, sì, mi hanno chiamata, permesso, mamma mia. Devi stare vicino a me e ricordati che non ti permetto nemmeno di parlarmi, hai capito? Questo imbecille che... Caro suocero, cioè papà, perché vi assicuro che un padre sarete per me. E prima di tutto voglio darvi un bel bacione, E adesso permettetevi di dare il primo bacetto ad Evelina. Un bacetto! La pazienza ha un limite! E tu hai ragione che sei vecchio! Sono vecchio, ma io ti posso dare soddisfazione qua e fuori! Casa con lui! Aiuto! Dai! Aiuto! Oddio la testa, oddio. Ma. Che? Io volevo. Che? Senti. Ci vorrebbe un poco d'acqua corrente. E ci sta la fontana? Sì, ma 14 chilometri, chi se li fa? No, la fontana sta qua fuori, a due passi. Ma perché in casa c'è l'acqua? E che ci mancava là? In casa abbiamo 4 bagni padronali, 2 di servizio. Il giardiniere tiene a disposizione 18 attacchi per le pompe. Ogni 50 metri c'è un attacco per innaffiare le piante. Sul serio? La fontana sta qua fuori, venite. Ma dove? Ma faccio vedere, venite. Non lo sapevo. Non sapevo niente. La girata a destra e subito ho trovato la fondata. Ma sono cose di nuovo genere. L'ha fatta venire la carenza là. Grazie tante. Ma Gigi fa anche lo spiritoso. Gigi fa qua. Nicola? Buongiorno, signora Teresa. Scusa, sai se mio fratello è venuto qua? Sì, è arrivato stamattina. La signora aspettava pure a voi. Sì, ma non ho potuto. Non dire a nessuno che sono arrivato. Voglio parlare con la signora soltanto. Vabbè. Chiamala, io l'aspetto qua. Vabbè, vado subito, signora. Vabbè. Mi sbaglio? La signora Teresa? Sì, sono io. Ah, scusate, signor, ma io ci vedo così poco. Mi fa male l'occhio? Non ne parliamo. Un colpo d'aria. Ho preso 2 schiaffi da quel trappano di Giovanni Altamura, il vostro padrone di casa. Per il fatto di Evelina. Ma io gli faccio querela, Che così impunemente si schiaffeggia un tizio che ti rivolge una regolare richiesta di matrimonio. E che siamo in mezzo agli Zulù.
Ma se si compia l'occhio gli faccio querela, signor. No, ma che stai una cosa da niente, non mi preoccupare. Sì, sì, ma intanto a me l'occhio mi fa male, signor. Sì, no, ti fa male. Ai, ai, ai. Teresa! Oh, cara, cara Saveria! Io vi devo parlare di una cosa molto delicata. Sì, ma è meglio che ce ne andiamo di là. Là c'è quel giovanotto, è pazzo. Chi? Quello. E quello è Luigi Strada, l'ex inquilino mio. Ma chi l'ha data questa informazione? Michele. Michele? Signor Luigi, non vi dispiacete di quello che sto per dirvi. Che c'è, signor? Mio fratello ha detto a tutto quanto che voi siete pazzo. Voi che dite? E per quale motivo? Venite, venite, non abbiate paura, no, no. Sedetevi tranquillamente. Venite, cara, venite. Grazie. Il signore qua è stato mio inquilino. Lo conosco bene, no. Qua uno pazzo ci sta, ma non è lui, ma è proprio mio fratello. Michele? Sì. Io ero convinta che lui poteva guarire, per questo non ho fatto sapere niente a nessuno. Quello è uscito ieri mattina di casa senza dirmi niente. Io torno nella cucina e non lo trovo più. Stanotte non si è ritirato. Figuratevi la mia preoccupazione. Quindi ieri mattina è uscito domani con. Signore, lo fate venire qua. E io che ne sapevo? Ho girato mezza Napoli per trovarlo. E perciò ho mancato all'invito a pranzo. Ecco, perciò bevi, bevi. Ma è proprio pazzo, signore. E ve lo sto dicendo, ve lo sto dicendo. Io non ho fatto mai sapere niente perché speravo nella sua guarigione, ma oramai sono convinta che Michele non potrà guarire più. Quanto mi dispiace, ma adesso è necessario andare ad informare anche gli altri. Sì, vieni, te, sì, vieni, figlio. Li dobbiamo avvertire. Sì, dobbiamo avvertirli. Sì, sì. Voi siete Michele Murri. Io sono il professore Omar Nixbey. Sono stato incaricato di portarvi nella mia clinica a Bombay, dove troveremo altri scienziati, miei colleghi, per discutere sul vostro stato psichico e trarre dal consulto la vera diagnosi e la vera terapia da seguire. E dobbiamo andare, non possiamo perdere tempo. Venite, i colleghi ci stanno aspettando, non vi scoraggiate. Calma. Su. Vogliamo prendere l'aereo? Ecco, questo
tenetelo voi, perché io devo guidare. Sono serpenti, ma non sono velenosi. Bell'aria, eh? Faremo una buona traversata. Non avete avvertito il decollo, non avvertirete nemmeno l'atterraggio. Siamo arrivati. Venite, venite, giovanotto. Su. Bene. Ecco la clinica. Vengo. Illustri colleghi, vi saluto. Eccoci qua, sedete, giovanotto. Ecco il paziente. Sì, è lui. Non abbiate paura, giovanotto, voi non siete pazzo, ma la vostra malattia va ricercata nell'ostinata posizione che prende l'umanità, che è quella di volere ragionare a qualunque costo. Perché se l'umanità la smettesse di ragionare, naturalmente a scapito di ogni propria libertà e di ogni propria libertà spirituale e materiale, voi sareste fra gli uomini un uomo normale, è vero colleghi, è vero. Dunque io so che in Francia, come in Inghilterra, come in America, eh? Ecco. Ah, ma pure in Germania, bravo, sì. Anche in Austria, bravo, sì. Ma sì, lo so, ma sono tutti palliativi, collega, sono tutti mezzucci, cioè, e vedo che il mio collega cinese non è d'accordo con voi. Noi in India, è vero, pratichiamo un'altra cura, una cura importante che veramente può salvare qualunque individuo. Dici, in che cosa consiste questa cura? È l'uovo di Colombo. È questione di sede, è vero? Dove è la sede del male? La testa. Dunque, possiamo noi, cari colleghi, asportare il male dalla testa? Non lo possiamo, non è possibile. E allora a che cosa si ricorre? Si ricorre alla nostra terapia, che consiste nel fatto di isolare, ecco, il male nella sede stessa, rendendolo così inoffensivo al rimanente del corpo. E passiamo alla pratica della mia affermazione. Volete, giovanotto, mettere la testa qua sopra? Non vi preoccupate, perché io non vi farò male. Io taglio piano piano, piano piano. Michele! Michele! Ui, Teresa bella! E che fai qua? Che fai? Io sono arrivata in questo momento. Ti sono venuta a pigliare perché dobbiamo tornare subito a casa. È naturale. Ma tu che fai con quell'armi? Lì me l'hanno regalato. Ma che ne fai? Tutto, non ci che ne facciamo? Hai fatto bene a venire. Noi ce ne dobbiamo andare subito, sai? Qua c'è un pazzo. Io non ci posso stare a contatto, a me mi fa impressione. Sai, mi si risvegliano certi ricordi. Io perciò ti sono venuta a pigliare. Adesso andiamo a casa. E hai fatto bene. Mo salutiamo gli amici, così, svelti, e ce ne andiamo, per carità. Ma come l'hanno messi in casa? Non ci so. Non so, è un'audacia.
Amici, mi dovete perdonare. Scusate se me ne vado così da un momento all'altro. Non fa niente, non fa niente. Noi pensavamo di stare assieme tutta la sera, ma... Un'altra volta. No, mia sorella lo sa perché, se conosce la ragione, io non posso rimanere. Ciao. Vi faccio tanti auguri, ve li rinnovo. Mo vi rinnovo. Grazie. State buoni a te, tanto piacere, della pace è avvenuta e ci vediamo un'altra volta in questa cosa con la gente. Arrivederci, venite, ci vediamo a Napoli. Oh, donna, Don Giovanni Altamura, voi pure qua state? Sì, sono arrivato poco. Bravo, siete venuti poco pranzo? No, io non vi. Siete per stasera? Sì, stasera. No, per stasera, bravo, ci vediamo a Napoli. Sì. Donna Sabina, grazie di tutte le cortesie e del pranzo magnifico che... Tu che fai qua? Vattene al manicomio, hai capito? Tu non puoi stare libero, tu sei un pericolo continuo per la società. Hai capito? Te ne devi andare. Perché la gente ha paura di te. Tu puoi commettere una sciocchezza da un momento all'altro. Quello può strangolare una persona, hai capito? La gente, gli amici, la famiglia, sì, va bene, possono compatire per un po', ma poi ti mollano, ti abbandonano. Perché sei un pericolo continuo per la società. Fatti tagliare la testa e vedrai che guarisci. Quello il male dove sta? È nella testa, se taglio la testa è finita. State buono, non sapete, pure e tanti auguri per vostro marito. Attendo manicomio, hai capito? Andiamoci in base, se no si fa tardi. Scusate, Don Vincenzo, non posso rimanere. E che fai con questo coso in dentro? Perché non do lì? E si fa caldo. Qui, sì. No, quello, lui ha voluto che io mettesse sta cosa. Lasciamolo qua, pure questo mantello. Meglio che te lo levi. Andiamo a povero, ma povero, mi sento da brividire. Ma chi se lo poteva mai immaginare? Ho sudato freddo. Scherzi della natura. Povero Michele. Siamo su questa terra. Ma è così che siamo. Ma aveva dei momenti che voleva ragionare troppo. Quando la Lucina detta la poesia. Io l'avevo capito, ma che cosa c'era. Qualche cosa c'era. Ma c'è dei bottoni qua. Sappia dei bottoni. Esatto. Non vengo nessuno che me li compra, per favore. No, un momento, Luigi, non scherzare. Qua ci sono dei bottoni, sono i miei. No, questi sono i miei. Questi sono i miei. Questi sono i miei. Prego. Non ci faccio. Siamo qua. Questi sono i miei.